transgender. Niente confini, niente limiti, niente sponde, ma campi liberi. E il sesso finalmente libero, solo emozioni, sentimenti e la mente che spazia senza giudizi, senza pregiudizi. Donne in corpi di uomini. Uomini in corpi di donne. E tutti quelli che non vogliono ammetterlo? Oh, ma qual è chi i sessi se sono così confusi? Ma non confusi, forse indecisi, sì. Sessi indecisi, uomini, donne, donne, uomini, uomini. Oh, donne. Figlio del genere. Ma no, basta andare a letto con tutti. Mi piace il sesso e ne voglio di più, di più, di più, di più. Io non oppongo resistenza, voglio superare la distanza. Dammi una mano per favore, sei il mio dottore. E tocca, 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 toccami. E voglio essere porca. Mazza, che cosce, oh. Ma perché il culo te lo sei visto? Oh, agocco, guarda che in alcune culture le donne cicciottelle sono considerate bellissime. Cicciottelle? Ma smettila, va, viviamo in una società che promuove canoni di bellezza impossibili. Oh, ma gli uomini sembrano così. Gli uomini, o ti vogliono solo scopare o si innamorano all'istante. Patetici. A me piace il mio aspetto. Ci credo, con tutto quello che ti è costato. Ti piacerebbe, eh? Vieni. Mi anda. Samantha. Tesoro con l'acca. Oh, che palle stacca. Yeah. Charlotte. Quae. Ira, vieni, siamo pronti. Eccomi. Io intanto mescolo bene. No. Vai, lotta! Cazzo, Gary! Cazzo, Uri! Vabbè, carina, piace una cifra! È troppo romantico! Samantha! Samantha, Charlotte! Ecco, uffa! E io Miranda! Miranda! Ora dico, vabbè che so io la psicoterapeuta e vi ho proposto io di giocare a Sex and the City, d'accordo? Ma una volta fatemela fa, Samantha, no? E almeno parlo di sesso come se lo facessi regolarmente. Testi derpi. Guarda che dentro ogni donna che termina da sicura di sé si nasconde una fragile e dolce principessa che non aspetta altro di essere baciata. Ma insomma, voglio dire, ma qui baci romantici, appassionati, ma che t'hanno fatto? Oh, ma che me vuoi dire su? I peli che formano il tuo fiore entrato intorno a casa, dimmi un po' che c'è. Così, così, con un ritmo tropicale che evoca il maestrale, io vergine mai più. Ma dai, fra qualche anno gli uomini saranno obsoleti, il genere maschile non esisterà più. Già adesso non ci si può parlare. Non serviranno né per fare bambini, né per fare sesso. Allora, noi gay in linea di massima abbiamo sensibilità femminile, forza mascolina, un gran buon gusto e anche il senso dell'ironia. E credetemi che se nasci gay, soprattutto in Italia, l'ironia ti viene. I copioni di oggi. Harry, Samantha, Charlotte e Miranda. Allora, oh, mi raccomando, ricordiamoci quello che è successo giovedì scorso. No, te lo preoccupare. Ecco, siamo amici, non è deontologico che io spinga oltre. Sono io la psicoterapeuta, ok? Oh, ma immaginate se ci stava il pubblico. Oh, no, Dio, no! Santa, te li immagini se ci fosse il pubblico? Beh, ma spostiamo Fede, sta de spalle, no? E c'è? Io non sta così! Oh, così è proprio bello, eh? Pare uno spettacolo vero! E noi, come dei veri attori! Sex and the City! Wow!